Il video è iniziato con questo e siamo su Among Us, dove siamo tutti piccolissimi, per una nuova sfida di quelle proprio scintillanti, speculiari, bellissime. Che bellissime! Ha capito Alex e ce la spiega. Vai Alex. Non ho capito niente, sono piccolo, non capisco, c'ho il cervello più piccolo di normale. Giusto. No, è uguale sempre, bisogna. Ma c'è un cane. Allora, diamogli tempo ad Alex, perché Alex non ha capito bene ancora, quindi adesso gli diamo un attimo di tempo e lui spiega bene. Allora, siamo tutti piccolini, Alex, quindi... Sì, tutti piccolini. Qual è la sfida quando sei piccolino? Nascondersi. Nascondersi in giro per la mappa. Potrebbe essere bello, potrebbe essere bello. Però quando uno deve fare le task, come fa a nascondersi? Deve anche fare le task, quindi è più difficile. È complicato. No, devi fare anche le task, perché altrimenti, se non fai le task poi, sei sospetto, capito? E poi perdi. Giusto, hai ragione. Perché può essere che uno ti vede e dice: oh, ma perché questo... Ho capito chi è stato. Vabbè. Silenzio, oh, in aula. Dio. Allora, silenzio in aula. Qualcuno ha ucciso quel pisello distreccato strano, perché di solito non muore mai per primo. Ho visto tutto. Aspetta, per primo parla paga, perché ha reportato, rapido. Ok, ho reportato io e sì? Posso dire che è Farro, è uscito da Electrical, dove era il cadavere. Confermo. Mi fa ridere che nessuno si è accorto che mi sono chiamata Farro. Allora, ma tu pensi di prendere in giro noi, Farro, eh? Farro Dragon, ma vai a quel paese. Feri, sei l'impostore? No, non sono io, non ho visto. Io sono uscita da Electrical, ma non ero io. So io cos'è stato. Prego, ciculi ostio. Io sono in di Electrical, sì? Ho visto Paga che stava sostando fianco al cadavere. Non è appena possibile. Appena mi ha visto alle porte, ho detto: poi sono tutto io, sono posso io. Posso dire una cosa? Silenzio, Alex Nauz. Feri, tu hai visto Paga dentro Electrical? Io ho visto Paga entrare. Basta, sì. Basta, è stato Paga, no, sono per convinto. Per favore, fidati di me, ciao. Farro, per favore. No, non ci fai pena, so che sei un forever alone, ma no, mi dispiace. Via, fuori. Mi dispiace, Paga, oggi non è il giorno per te di trovare amici, mi dispiace, l'ultima volta ma mi hai pure tradito. Ma perché? No, la mia fiducia non verrà mai più riposta in Paga, mi fa schifo adesso. E sono sicuro anche che sia lui l'impostore. Non era lui, allora... Era lui, vedi che era Farro! Allora ci hai preso in giro, brutta! No, sono io! Vecchia, vecchia, perché quando una è vecchia... No, dai, ascoltami! Dimmi, Alex. C'è un altro che ci ha preso in giro. Chico? È vero, stava sostando, ve lo giuro. Chico, è scasso lui, non l'ha fatto subito, non l'ha riportato subito. Ha aspettato di vedermi. Chico, mi fai il ribrezzo. Ve lo giuro. Chico, mi fai il ribrezzo, hai mentito. Puoi credere in me? No, vabbè, tu stesso stai bucerando il tuo subconscio, perché tu sai che non sto mentendo. Cioè, io non ho parole, una bugia, mi hai detto una bugia. Vabbè, cioè, non... Oi! Che è successo? Cosa è successo? Perché gridi? Anna, io ero dietro di te, perché io e Anna siamo andati. Non ci provare proprio. Cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Tu stai coprendo Farro. Cosa? Io sto coprendo. Allora, io sono venuta lì in elettrica a fare una task. E c'era Jerry, che c'eravate tu e Farro. Ok, infatti e io voglio dire... era sospettosamente appiccicata a Jerry. Ma buttiamola fuori, ma io voglio... Ma io non vedo l'ora. No, è intollerabile. Farro dov'era? Farro, dov'eri, schifosa, Che non ti piace nessuno. Io non piace nessuno. Non è vero. Feri, vai a quel paese. Forza, nel vostro siderale. Fuori. E io approfitto di questo momento di silenzio per tirar fuori la mia pietra miliare, le storie del quartiere che trovate su Amazon in preordine. Feri, tu non lo sapevi neanche. No. Nuovo fumetto, nuovo libro a fumetti, scintillante, profumato. Il profumo. Comunque Feri era davvero l'impostore. Preordinatelo per avere la pagina di sticker e in tutte le librerie dall'11 febbraio. Ma se lo preordinate su Amazon siete più smart. Chico, e c'hai degli sticker. Quale aggettivo possiamo dare alle persone che si fiondano a preordinare subito il libro su Amazon? Penso se ne dire supremi, se non trascendentali. Addirittura. Se volete essere dei trascendentali, andate subito a preordinare il libro su Amazon. Ragazzi, il link in descrizione. Ma basta che cercate le storie del quartiere su Amazon, su internet, dove vi pare. Tanto lo trovate, non c'è problema. Mamma mia, bellissime. Chico, sei stato un bravo. Effettivamente questa tua evocazione delle storie è stata molto... mi ha convinto. L'avrei comprata anche io se non me lo mandassero a casa. Chico? Ha scattato Chico Tombi. Chi è stato a uccidermi il compare di trascendenza? Quello sicuro come l'oro è stato quel porco di Alex. Da dove sei uscito? Da dove sei uscito? Fermi. Alex, ti ho visto uscire dalla ventola. Non c'è una moto. Alex, ti ho visto uscire dal muro. Cosa hai fatto?
Alex! Dai, io ti giuro, secondo me, Anna, hai sentito come ha detto? Oh no, hanno ucciso Chico! Alex, da dove sei? No, non mi state scherzando! Alex, da dove sei? Piglia la banana e portala a casa! Mamma mia! Batti in 5, farro! Batti in 5! Batti 5! Mamma mia! Allora, però, tu eri sospetto in una maniera oscena! Non è vero, non è vero, sì, non è vero! Più di una volta ti ho visto sul luogo del delitto! Non è però vero! Però ho detto, vabbè, magari è stato un altro! Allora, quando è morto Jerry che l'ha ucciso Feri? Io non c'entro niente! Sì! Jerry, cosa hai fatto? Ma tu mi avevi visto! Certo, ma io ero l'altro impostore, cosa dovevo fare? Faceva! Silenzio! Jerry, parla un attimino, perché mi sembra dimmi che... dimmi tutto! Se... Stai borbottando! Allora, fermi tutti. Allora, prima hai urlato, adesso stai borbottando. Cosa succede se lo fai di nuovo? Dimmelo te. Succede una cosa brutta. Molto morte, brutte. Morte. Estremamente brutte, ma bruttissime. Perde tutte le casalinghe. Bruttissime cose, no, raccapriccianti. Succedono cose che non puoi neanche capire in vita tua. Quindi io non lo farei mai più. E per farti perdonare, dici a Feri una cosa carina sulla sua età. Forza. Una poesia. Sull'età. È una vecchietta splendida. Perfetto. Amici, amici. Feri, sei contenta di questa cosa? Feri? Ah, ma Feri è morta. Feri? Oh, no. È morta! Qualcuno l'ha steccata. Era che un schifo. Complimento troppo sublime. Prematuro, perché poi è morta, capito? Quindi gli hai portato sotto. Grazie, Jerry. Prego. Vai, Feri, vai, Jerry, che sei un campione. Però Feri è troppo giovanile per te, Jerry, che io mi troverei qualcuna un po' più con la dentiera, capito? Un po' più... Ci provo, allora ci provo. Capito? Un po' più sfatta dall'età. Senza offesa per le signore anziane a casa, siete le più belle del reame. Tranne Feri. Feri sta invecchiando un po' male. C'è un po' di poverina! Vogliamo piuttosto occuparci, sì, di questi due poveri anime? Occupiamocene. L'ho trovato vicino a dove si spara. A dove si spara? Quindi in alto a destra. Ok. Sì. Alex Nauz era lì. L'ho visto io con questi no, due. Cosa, che cosa c'entra? Sai che ho visto io invece? No, no, tu sei Jerry, un sudicio porco. Ho visto Jerry. Maiale, quindi maiali sono Jerry impostori. Quindi veramente Jerry ha sussurrato a morte a Feri. Ma non è vero, potrebbe essere. Due persone hanno visto Jerry, quindi per forza lui. Anche io ho visto Jerry lì, effettivamente. Ma io ero in security. Cosa ci facevi lì in alto a destra, lurido porco? Ma non ero lì. No, ci eri, votiamolo. Il vuoto siderale giù. Terribile. Che vai, cammina, nuota e fluttua. Un giorno troverai qualche asteroide antico, una stella nana che ha 1 milione di anni e ti innamorerai di lei. Vai, vecchiazzo. Non era lui. Ah, non era lui. Chi è che l'ha incolpato per primo? A lui? Alex. Quel fallo stregatto, l'ha sentito? È stato Alex, quel maiale. È stato stregatto. Paga non ha detto niente tutto il tempo. Paga, secondo te, allora, chi è? Io ti posso dire che ero in elettrica con Anna e non mi ha fatto nulla di male. Ok, quindi Anna è safe. L'ho visto per un attimo, ma sì. Secondo me, io ho detto, secondo me, chi potrebbe essere il very suspicious secondo one. Chi è? Scusa, io, veramente? Secondo me sei te. Non sono io. Ma no, tu no. Sì. Allora vai a premere il pulsante se non sei te. Va bene, vado. È vero? Vai a premere il pulsante. Vediamo se non sei te. Se non sei te, non sei vado te. Vado a premere, vado a premere. Vediamo un po' questo pulsante. Non si può premere. Come non si può perché? Premere? No, non si può. Cosa niente. E trinca la balla. Tutti insieme. Volando. No, non si palla qui. Nessuno palla. È l'impostore per tu fande. Signorzo. Due volte per tu fande. Due io volte impostore. Con Alex Nauz fa un po' schifo essere però imposto. Però abbiamo vinto e non con sono neanche morto. Fa un po' schifo essere impostore. Ma per tu fande impostore. Cioè io ero venuta lì per che farti bello. Vedere il cagnolino. Ma da quanto tempo non uscivo io impostore due volte di fila? Tantissimo. Cioè io non mi ricordo neanche più. Mi sta da anni e sto per piangere ormai. Sto per piangere. Paga, asciugami le lacrime. Perché sto ok, per vieni, prendo un fazzolettino. Dai, grazie. Oh, no, ti giuro. Cioè no, ero lì. Stavo proprio per piangere. Cioè veramente non mi stavo tenendo più. È stata una cosa che mi ha... Vabbè, ti sei divertito. Adesso non sarai più. No, adesso però Anna è stata sguzzata. Ma Anna non si può sguzzare alla prima. Qui. Chi è? Allora, infatti, dici il bene, Alex Nauz. Dici il bene. Qualcuno ha sguzzato Anna per prima. Chi è il porco? Forza! Sono non è Alex. Allora, non è Feri, secondo me, perché Feri non lo farebbe mai. No, mai e poi mai. Stre, dove l'hai trovata questa morta? Sotto caffetteria. Ero insieme ad Alex. Okay. Insieme ad Alex. Tre eravamo insieme, okay. Quindi non siamo. Ok, vi spalleggiate un attimino, bene. Cico, tu... Io sono morto due volte. Prima per primo, se mi buttate fuori alla prima per una volta che non sono morto... No, divento un altro dinosauro. Uno che non vola stavolta. Però non fatelo, ve lo giuro. Non sono io. Amici, sappiamo tutti chi dobbiamo votare. Votiamolo, per favore. Io voglio vedere un dinosauro. Anche io voglio vedere un dinosauro. Mi piacciono molto. Faccio il dinosauro morto, non dico niente. No, no, fai il dinosauro, non lo fai il dinosauro. Appena vieni buttato, aspetta. Adesso appena... Silenzio in aula. No, non ci riesco.
Adesso è il momento, vai, sì. Questo era un antico.